però va detto, è quello invece di vedere questa mostra come l'accostamento di quattro personalità diverse, che sostanzialmente non hanno niente in comune l'uno con l'altro. È tra l'altro l'opinione di colui che ha scritto un altro testo in catalogo, Marco Tonelli, e il bello del lavoro dei critici è quello di spesso avere idee opposte. Ecco, in questo come mai caso, questa cosa? In questo caso noi abbiamo idee opposte, io lo dico, ma lo dico proprio quasi con gioia, anzi con gioia, cioè io vedo vedo questa mostra come un qualcosa di unitario, cioè fondato sulla compresenza delle differenze. E ovviamente sono artisti molto con grande forza, ognuno di questi ha una grande forza, però all'interno della mostra io vedo un possibile percorso, oggi molto attuale. Invece l'altro critico, diciamo, vede semplicemente l'accostamento di quattro personalità talmente diverse l'uno dall'altro da non permettere nessun tipo di rapporto. Però secondo me questa interpretazione sminuisce l'importanza della mostra, perché è come dire, ecco. Che cosa si dicono quando dialogano questi artisti? Guarda, prima di tutto loro credono nell'arte come, direi, spiritualità. Ovviamente spiritualità laica, cioè non legata a un fatto religioso confessionale. Però tra loro, alcuni di questi artisti hanno veramente dialogato tra loro sia artisticamente che nella vita. Pensiamo ai grandi rapporti tra Doracci e Matta. Molti li trascurano, non li conoscono. C'è chi arriva a dire che l'unico rapporto tra Doracci e Matta è quello di avere delle opere nello stesso museo, cioè il Centre Pompidou di Parigi, trascurando invece il fatto che loro sono stati amici fin dal 49, hanno combattuto per la libertà dell'arte, e per la libertà dell'arte da qualunque influenza ideologica e letteraria, e questo è uno. Attardi e Doracci hanno fatto parte tutte e due di Forma 1. Attardi ha preso poi una via diversa, ma si sono sempre continuati a stimare anche a distanza, per poi non parlare dei rapporti anche tra Attardi e Giocai. Quindi ci sono dei rapporti, è ovvio che sono artisti diversi, hanno delle forti personalità, ma questo è anche il bello della mostra. Il bello della mostra è far vedere personalità diverse, tant'è vero che io ho scritto che sostanzialmente da questa mostra esce fuori un identikit della pittura, cioè le possibilità della pittura, che arriva a dei vertici di intensità, di forza visionaria, di energia, anche attraverso sentieri diversi, apparentemente. Perché se noi mettiamo vicino Palinuro a New York di Attardi, con questa straordinaria immagine del Palinuro, che è poi un tuffatore, uno di quelli che purtroppo si è buttato dalle Torri Gemelle di New York, con tutta questa partitura di colori sullo sfondo, molto musicale e direi astratta, e si mette quel quadro vicino a uno di Dorazio, si trovano dei legami nel rapporto di compositivo e cromatico che a priori non si direbbero possibili, ma che il fascino, la forza della pittura rende possibili. Ecco. Vela leva certa tesa, rema na maré, rema mira terça sé. Zera reza, meu amor, canta o pagode do nosso viver, que a gente pode entre dor e prazer pagar pra ver o que pode e o que não pode ser. A pureza desse amor espalha espelhos pelo carnaval, e cada cara e corpo é desigual. Sabe o que é bom e o que é mal? Chão é céu e é seu e meu. E eu sou quem não morre nunca. Vela leva certa terça, rema na maré, rima mira terça certa, zera reza. Vela leva certa.